Domenica invernale decisamente importante, quella del 21 gennaio, per il piccolo borgo canavesano, con i festeggiamenti del ringraziamento organizzati come sempre dal gruppo Alpini di Levone, presieduto da Gianni Giacoletto, e l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione VIPA. Già in prima mattina i trattori si sono radunati nella piazza antistante alla chiesa, all'interno della quale Don Cristian ha celebrato la Santa Messa in suffragio degli alpini agricoltori defunti e ha poi provveduto alla benedizione dei trattori e mezzi da lavoro. Sempre il gruppo Alpini ha pensato a rifocillare tutti nel salone polivalente. Nel pomeriggio alle 15 è stata inaugurata la nuova sede dell'associazione VIPA, che si occupa di riciclo e riuso. Alla presenza del sindaco Massimiliano Gagnor, del presidente del sodalizio Lisa Lassa e del consigliere regionale Andrea Cane è stato tagliato il nastro dei locali messi a disposizione dell'associazione in via Repubblica 32. Anche Massimiliano Gagnor si è detto entusiasta di questo nuovo sodalizio. VIPA resterà aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e sabato dalle 14 alle 17.